cucina di Roberta, la mia cucina. Per il piatto di oggi utilizzerò riso venere bollito, una mozzarella di latte di bufala, sarde in saor, sarde precedentemente cotte sulla brace e poi aggiunto della cipolla bianca, uvetta e pinoli, dei fagiolini sbollentati, dei pomodorini datterini gialli e rossi, un'emulsione di olio extravergine di oliva con basilico e il protagonista di oggi, l'olio extravergine di oliva categoria italiano. Riprendiamo gli abbinamenti in cucina con gli oli extravergine d'oliva che si sono distinti al 18° concorso oleario internazionale Aipo d'Argento. Ed ora mi dedico alla preparazione del piatto. Protagonista odierno è l'etichetta La Costera del Consorzio Olivicoltori di Malcesine, Malcesine, Verona. Categoria olio extravergine d'oliva italiano, fruttato leggero. Olfattivamente si presenta come un olio dal fruttato verde e delicato, con percezioni di mandorla verde ed erba appena falciata. Al gusto, un ingresso leggermente dolce e percezioni sempre delicate e leggere di amaro e piccante, e ritrovo di nuovo la mandorla verde e l'erba. Direi buono l'equilibrio olfatto gustativo. Consigliato per esaltare la freschezza e la semplicità di un piatto estivo.